presentato L'anatra all'arancia, il primo spettacolo del 2017 andato in scena al Teatro Petrarca di Arezzo. Protagonisti del cult del teatro leggero Luca Barbareschi, che ne firma anche la regia, Chiara Noschiese, Gianluca Gobbi, Ernesto Maiò e Margherita La Terza. L'anatra all'arancia è un titolo di culto di quella drammaturgia che suscita comicità con classe attraverso un uso sapiente e sottile della macchina teatrale. Mi hai detto che saresti andata a cena con o all'opera con tua madre, giusto? Sì, quella sera lì. Perché anche lei è parte del complotto. La mamma? Ma non ti permettere, la mamma lo sai che ti adora. Io le ho detto che avevo mal di testa e lei è andata all'opera da sola. Peraltro era vero, avevo un grande mal di testa perché Gilberto, sai, sei una donna. Non è mai facile in quei momenti. La pièce racconta la storia tra Gilbert e Lisa, sposati da 15 anni, con un ménage matrimoniale sempre in crisi a causa della personalità del marito inaffidabile, incline al tradimento, alle bugie e all'infantilismo. Lisa, esasperata, finisce così per innamorarsi di un altro, l'opposto di Gilbert, un animo nobile, gentile ed attendibile. Scusa, tu mi avresti detto il giorno dopo che eri già partita il giorno prima. Non fai le tragedie, ti avrei chiamato dal treno. Ma pensi che non mi sarei accorta che partivo? Ogni volta che vai via sembri un'emigrata con 6 valigie. No, questa volta sarei partita senza niente, solo uno sciarpone di cashmere. Ti avrei detto che sarei andata 2 giorni dalla mamma. Vabbè, certo, la mamma c'entra sempre. No, la mamma non la devi nominare. Sono, la mamma mi ama. Io ho sposato la figlia, ma mi adora la mamma. Punto sul vivo, Gilbert studia una strategia di contrattacco e organizza un weekend a 4 in cui Lisa e l'amante staranno insieme a lui e alla sua segretaria. Il tutto sotto gli occhi di una sempre più interdetta cameriera. Scalino, scalino, celato, fa l'ospite ingessato. Eccoci qua, sorpresa, la famosa segretaria e la famosa moglie, parolona, ex moglie. Lisa Ferrari, Pizzigoni Chanel. Una vicenda leggera e piacevole che conquista lo spettatore con la simpatia dei personaggi e le situazioni effervescenti.